E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come migliorare la profondità nel mix. Ma come? La profondità è un argomento molto molto complesso. Oggi andremo a trattare un particolare modo di aggiungere profondità all'interno del mix. Andremo a vedere delle tecniche di riverberazione, quindi solite tecniche per aggiungere profondità ai vari suoni del mix, ma con un'idea e un concetto un po' particolare e diverso. Andiamo a sentire il brano che abbiamo. Un modo per andare a creare profondità all'interno del mix, quindi, come vi dicevo, è quella di aggiungere un riverbero. Proviamo ad andare a prendere questa chitarra, ad esempio, e andiamo lì ad aggiungere un po' di room. Ok, così facendo abbiamo aggiunto un po' di profondità e abbiamo allontanato questa chitarra all'interno del mix. Ora, dove voglio arrivare con questo video? La cosa importante che dobbiamo pensare quando andiamo a creare e dare profondità, è una cosa che possiamo pensare, è quella di andare a individuare due strumenti molto importanti all'interno del mix, come potrebbero essere la voce e il rullante, ad esempio. Ok, sono due elementi molto molto importanti, e andiamo ad aggiungere un riverbero all'elemento che è un po' meno predominante, diciamo, rispetto a tutto il mix. Quindi proviamo ad andare ad aggiungere un po' di room allo snare, ok, mettendo in solo snare e voce, e andiamo a allontanare leggermente il suono di rullante rispetto alla voce. Questo cosa causa? Questo porta ad avere il suono di rullante indietro alla voce, ed essendo due strumenti comunque portanti all'interno del mix, noi andiamo a creare molta molta più profondità rispetto che magari a farlo su una chitarra, no? Magari adesso questa chitarra magari è un po' più importante di tutto il mix, ma quando ci troviamo parecchie chitarre e strumenti meno importanti, andare ad aggiungere magari del riverbero su quello strumento può portare all'aumento di profondità in un modo un po' più inferiore rispetto a come andiamo a fare adesso. Proviamo a farlo. Love to sleep right next to you, and I love it when I'm texting you, because with you I don't have to think, and I love it when you serve a drink. I love to let it pop with you, and I love to go and shop with you. Love when we fly high above, cause it really... Sentite come si sposta molto indietro il suono e come già crea parecchia profondità, no? E appunto, ritornando al discorso che vi facevo prima, a farlo su due strumenti comunque pilastro molto importanti del mix, andiamo ad accentuare questa sensazione di profondità. Ok, adesso vi sto facendo l'esempio su queste tracce che ovviamente, come potete vedere, non è stato fatto un mix, ma se già fa tanto un piccolo riverbero come abbiamo fatto in questo esempio, immaginate all'interno di un mix già fatto, o comunque immaginate a fare questi ragionamenti nel mentre si sta facendo il mix, no? Quando ci troviamo davanti a delle scelte, noi con questo ragionamento possiamo già durante le prime fasi del mix e durante le fasi del mix possiamo riuscire a dare profondità e maggiore tridimensionalità a tutto il mix. Ovviamente lo si può fare sia con
questo strumento, adesso ho preso come esempio lo snare e le voci, ma si possono fare con anche altri strumenti. Si possono anche ad esempio cercare di pensare a combinare più riverberi, magari uno lungo e una room, no? Così rispetto allo snare, voce e chitarra, questa chitarra andrà maggiormente ancora più indietro dello snare e creeremo ancora più profondità. Love to sleep right next to you, and I love it when I'm texting you, because with you I don't have to think, and I love it when you serve a drink. I love to let it part with you, and I love to go and shop with you. Love when we fly high above, is it really? Proviamo a vedere se riusciamo a mutarli questi riverberi e proviamo a sentire la differenza. Proviamo a sentire senza e poi con. Love to have a dream with you, and I love it when you make it true. I love to sleep right next to you, and I love it when I'm texting you, because with you I don't. Sentite com'è cambiato proprio parecchio, no? Tutto il mix, la tridimensionalità è molto più viva la canzone, e solamente andando ad aggiungere due riverberi. Quindi pensate a farlo su tutto il mix, questo ragionamento, quanta profondità e quanta tridimensionalità può darvi. Ovviamente non esagerate. Esagerando con i riverberi di lei potreste imbattere in un mix molto fangoso, molto pieno di riverbero, no? Questa sensazione un po' brutta. Quindi andate con calma, andate cauti con l'aggiunta di questi riverberi, però iniziate a mixare seguendo questo ragionamento che secondo me, a mio avviso, poi dopo se volete seguirlo oppure no, beh, scelta vostra, però secondo me è un buon modo di iniziare a mixare già col pensiero di donare tridimensionalità e profondità a tutto il mix. Quindi per questo video è tutto, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, commentare qui sotto ed iscrivervi al canale. Ciao a tutti ragazzi!